Mostrarvi un paio di minuti del film su Dalí proprio alla fine della presentazione. I do not ask you to believe me for my own sake, but the third dimension is indescribable. What I can do is appeal to your sense of reason. This is turn the sound down. Okay. Quando Dalí era interessato ad una conversazione, naturalmente riceveva gli ospiti a cena, ma li invitava nella sua suite. Questo sono io. Durante un'intervista, se possiamo ripristinare l'audio per quest'ultima parte, grazie. Ok, no, niente, non riusciamo. E negli ultimi anni di vita Dalí mi ha invitato a visitarlo a Pubol, vicino a Barcellona, e sono riuscito a fargli una visita siamo entrati in questa stanza che è stata ricreata in quanto è una sorta di museo ora, e abbiamo visto appunto una delle cosette, la superficie di Veronesi. Questa è una realizzazione fatta a computer, non è l'artista italiano Veronese, ma è il matematico italiano Veronese che appunto ha scritto il trattato di matematica alla fine del secolo scorso, ma l'immagine mostrata qui è molto importante perché si rifaceva alla teoria della catastrofe e egli aveva infatti un interesse spiccato per la geometria principalmente simmetrica. Scusate, ma non c'è più audio. E amava vedere le catastrofi come succede, quindi molto importanti, e quindi molto importanti per collegare il suo mondo non soltanto ai matematici classici, ma al lavoro anche del mio collega René Thom di Parigi. È scritto un articolo su questo tipo della teoria della singolarità, premio Nobel come matematico, quindi l'equivalente di un premio Nobel, quindi mostrò un'immagine degli ultimi dipinti di Dalí che avevo visto nel momento della produzione e quando morì nel 1989. E quindi l'ultimissima cosa che volevo mostrarvi era proprio questa immagine che era stata fatta prima che noi andassimo da Dalí, mostra un dipinto quasi terminato e cosa succede qua, che cosa successe poi, che è stato prodotto e mostrato. Questo mostra naturalmente i baffi di Dalí e poi il tema della linea del matematico e la curva cubica, quindi alla fine della sua vita Dalí ritornò sulla matematica e poi questa forma che vedete nel dipinto così bella anche in matematica, quindi la matematica, la religione e poi la geometria e l'arte tutte insieme ancora una volta in questo dipinto di Dalí. Infine nel 2004 c'è stata una mostra, è stata realizzata una mostra, anche noi siamo andati a questa mostra a Figueras al museo di Dalí, e all'interno di questo museo, se ci entrate, potete vedere l'ipercubo, non soltanto la versione del mio modellino che Dalí prese la prima volta che mi vide, ma potete mettere anche dentro una monetina e far muovere l'oggetto con una musica di sottofondo di accompagnamento, una cosa molto molto particolare. Vedete il modello che Dalí aveva utilizzato per realizzare questo oggetto, e quindi abbiamo visto alla fine che la matematica e la quarta dimensione vanno insieme ed erano insieme ancora una volta. Poi abbiamo terminato la nostra visita sulle proiezioni, sezioni e gli sviluppi, e quindi a questo punto questo è il termine della mia chiacchierata e della serata. Grazie. Grazie mille al professor Benchoff per questa bellissima conferenza. C'è la possibilità di fare qualche domanda per chi lo desidera.
I am told that is traditional, mi è stato detto che per tradizione durante queste conferenze il pubblico fa delle domande, quindi spero che sia così anche questa volta e qualora io non riesca a comprendere chiederò aiuto al moderatore di aiutarmi. Domande. Domande. Yes. Yes. After the fourth dimension, yes. Deve utilizzare il microfono cortesemente. Dopo la quarta dimensione, che cosa c'è? La domanda è dopo la quarta dimensione, che? Ok, cosa c'è dopo la quarta dimensione? There is no end. Diciamo che non c'è fine. Abbiamo la prima dimensione, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E possiamo andare avanti all'infinito, ci possono anche essere delle dimensioni infinite. Come appunto il moderatore ha detto, i matematici e gli scienziati non soltanto parlano della quinta, della sesta e della settima dimensione, ma i miei amici economisti parlano delle 13 dimensioni, i miei amici fisici parlano della decima e dell'undicesima dimensione e della ventiseiesima dimensione. Perché? Perché devono comunque dar corso e tener conto di fenomeni che non possono essere spiegati utilizzando delle dimensioni limitate. Ma qualsiasi trattato che parla di una dimensione, quarta, quinta o quindicesima, inizia sempre dicendo cercate di immaginare la quarta dimensione. E questo è quello che io al momento sto cercando di fare. Sto cercando di immaginare la quarta dimensione, che è appunto l'inizio per svelare tutte le restanti. Altre domande? You can ask in Italian. Buonasera a tutti, una domanda per il professore. Mi domandavo se attraverso la quarta dimensione o una dimensione o la quinta o la sesta come parlava lei, sia possibile viaggiare nel tempo. Possibility to if ask if toward the third dimension you can travel in time. You travel in time. People ask this question, of course, because molte persone mi fanno questa domanda perché la quarta dimensione ci permette di fare molte cose che non è possibile fare nella terza dimensione. Ad esempio, possiamo vedere all'interno di una però della casa del quadrato. Ad esempio, possiamo appunto guardare all'interno di questo edificio e vedere tutto. La persona nella quarta dimensione non può prevedere ciò che fa perché vede il traffico fuori. Noi al momento non siamo in grado di visualizzare il traffico all'esterno, quindi capisce come prevedere perché è onnivedente. Quindi può vedere tutto, in altre parole, può vedere tutto all'interno di questo spazio, quindi ha controllo sul tempo e sullo spazio in maniera diversa rispetto al nostro. E i fisici si sono proprio fatti questa domanda, ovvero se è possibile viaggiare nel tempo. Io non sono un fisico per formazione, ma ritengo che nel cercare di esaminare l'interazione tra spazio-tempo, dobbiamo sempre immaginare ciò che succede in ciascuna dimensione. Io utilizzo il tempo per permettermi di comprendere un oggetto attraverso le sue sezioni ed è per me molto importante procedere, quindi andare avanti nel tempo e andare indietro. Posso vedere cosa succede all'inizio e dopodiché posso tornare all'inizio dopo aver percorso una serie di tappe, ma fisicamente, o per meglio dire, i fisici non hanno ancora scoperto come noi stessi possiamo farlo. Posso fare in modo che il modello vada su e giù, ma non posso fare in modo che io vada su e giù nel tempo. Forse riuscirò un giorno. Mi dispiace. Ci sono altre domande? Altre domande? Yes. Also. La sua cravatta è un dono di Dalì?
My cravat. Sì, la mia cravatta. I put this on specially ho deciso di indossare questa cravatta proprio per questa serata. Non è un dono diretto di Dalì, ma è un dono che mi ha fatto mia moglie. Io e mia moglie siamo riusciti infatti a partecipare ad una esposizione a Filadelfia su Dalì 2 anni fa e ho visto il mio dipinto preferito e è stato molto eccitante perché generalmente quando si vede un dipinto la distanza è sostanziale, ma in questo caso riuscivo appunto a avvicinarmi e a guardarlo davvero da vicino e potevo vedere le linee che Dalì aveva disegnato per rendere questa figura proprio direttamente da questo libro ed è stato meraviglioso. E alla fine appunto l'immagine che vi ho mostrato alla fine della mia presentazione, l'ultimo dipinto che vi ho mostrato, si basa proprio su questa rappresentazione. Coda di rondine. La coda di rondine. La coda di rondine. The swallowtail catastrophe. Quindi mi sono detto, devo assolutamente avere questa cravatta. E questo è un dono che mi consente infatti di tornare sempre con la memoria a Dalì. E sono stato peraltro particolarmente felice di visitare Bergamo perché vicino a Bergamo c'è una città dove appunto attualmente c'è la mostra di Dalì, ovvero Milano. E martedì io e mia moglie con alcuni amici visiteremo la mostra di Dalì a Milano e ci sono vari dipinti di Dalì con l'inclusione di un dipinto che si chiama Alla ricerca della quarta dimensione. È proprio un dipinto utilizzato da Dalì per fare un riferimento specifico alla quarta dimensione. Non l'ho mai visto de viso, questa volta riuscirò e quindi è bizzarro. Sono venuto in Italia per vedere un dipinto spagnolo, ma ad ogni modo ci riuscirò. Other question, yes? Il microfono, cortesemente. Sì. Microfono. It's okay. Okay. Nella terza dimensione, tornando a Flatlandia, la sfera riusciva a vedere l'interno delle figure della seconda dimensione. Sì. Così come le figure della seconda dimensione potevano vedere l'interno dei segmenti delle figure a una dimensione. Sì, sì, yeah. Quindi, per analogia, se noi potessimo trasportarci nella quarta dimensione, potremmo vedere l'interno delle persone a tre dimensioni e degli oggetti a tre dimensioni? Sì, sì. Yes. Totally true. Sì, sì, vero, al 100%. In Flatlandia, infatti, c'è un segmento nella monodimensione che è visitato appunto da un quadrato e si ha una specie di incontro-scontro. Nella terza dimensione la sfera può toccare questo abitante di Flatlandia e ancora una volta suscitando la sorpresa di quest'ultimo. Se avessimo appunto un neurochirurgo da Milano ad esempio e se appunto il chirurgo incontrasse una persona della terza dimensione venendo dalla quarta dimensione, i due chirurghi potrebbero effettuare un'operazione senza nemmeno appunto tagliare il cranio del paziente perché potranno vedere l'interno della figura. In altre parole, è possibile estrarre ad esempio un carcinoma senza addirittura praticare un'incisione. Quindi se avessimo la quarta dimensione ci sarà una rivoluzione totale della chirurgia, sfortunatamente non l'abbiamo ancora. Buonasera. Volevo chiedere se durante lo studio degli oggetti a quattro dimensioni voi considerate, diciamo, lo spazio a tre dimensioni come una specie di mapping per ridurre le dimensioni a una cosa che noi conosciamo, come per esempio magari noi studiamo gli oggetti a tre dimensioni come modellizzati come NURBS e usiamo una parametrizzazione UV a due dimensioni. Yeah. I'm afraid I didn't get the question completely. You ask if the, you use the three-dimensional space as kind of mapping to study higher dimensional object. Yes, I did show at the beginning of my film. All'inizio del filmato, all'inizio della presentazione, vi ho mostrato l'immagine della copertina del libro. Actually, this is
I'll show the real thing. Oltre la terza dimensione. Oltre la terza dimensione. This object itself is a. Questo oggetto. I did not show a photograph, a movie of it. But the object itself is. Questo oggetto è un oggetto che ho.